Per la formazione di una specie è necessario l'isolamento riproduttivo. Questo significa che ci possono essere delle barriere di tipo pre-zigotiche o post-zigotiche, perché senza l'isolamento riproduttivo la specie non può semplicemente andare avanti. Un esempio di questo è proprio la razza umana. La razza umana non ha distinto diverse specie, non c'è nessun tipo di, possiamo dire, barriera pre-zigotica o post-zigotica, se non quella culturale, che però non è una barriera effettiva. Di conseguenza ci può essere un normale mescolamento di qualsiasi tipo e genere tra le varie razze umane. Per formare una specie invece servono delle barriere. Quindi. Le barriere pre-zigotiche sono quelle che impediscono la formazione dello zigote, quindi della prima cellula che poi si duplicherà formando l'embrione. Le barriere post-zigotiche sono invece quelle che non permettono all'embrione di svilupparsi o, una volta che l'embrione si è sviluppato, di portare a una riproduzione. Vediamo i vari casi. Una barriera prezigotica può essere data dall'ambiente, ovvero c'è un isolamento ambientale. Semplicemente le due specie non entrano in contatto perché hanno habitat differenti. Per esempio un animale che vive ai margini di una montagna, un animale che vive sulle pendici della montagna, anche se simili, non hanno modo di incontrarsi. Poi c'è quello che per gli esseri umani non esiste perché noi non abbiamo un periodo di calore, però molti animali, specie mammiferi, ma non solo, hanno quella che è la stagione degli amori. L'isolamento di tipo temporale è molto efficace, vuol dire che una specie può riprodursi in un periodo e un'altra in un altro. Un esempio di questo è dato dalle moffette americane. Una è la moffetta maculata orientale e l'altra è la moffetta maculata occidentale. Sono quasi uguali, ma una si riproduce soltanto verso gennaio-febbraio, l'altra si riproduce solo verso settembre-ottobre. Questa differenza di oltre 2 mesi fa in modo che non ci sia mescolamento riproduttivo. Non ci possono essere mescolamenti perché i richiami e la stagione degli amori è differente. Un isolamento ovvio è di tipo meccanico. Se un animale non può accoppiarsi con l'altro animale proprio perché la struttura dei suoi genitali è diversa, è molto facile che non ci sarà l'incrocio. Può succedere anche per differenze di dimensione. Un esempio di questo potrebbe essere dato dai lupi con i cani. I cani e i lupi possono mescolarsi anche perché appartengono praticamente alla stessa specie, ma un conto è mescolare un lupo con un pastore tedesco, un'altra cosa è un lupo con un cocker. Gli incroci di questo tipo avvengono solo ed esclusivamente perché i lupi sono attirati dalle femmine in calore, ma al contrario. Se un cane si avvicina a una lupa in calore è morto. Un altro isolamento è di tipo gametico, ovvero molto semplicemente spermatozoi e ovuli non vanno d'accordo. Quindi una specie avrà degli spermatozoi che non riescono a legarsi agli ovuli e viceversa, e gli ovuli che non si legano con gli spermatozoi e quindi non può esserci fecondazione. Un isolamento che riguarda animali più complessi è quello detto comportamentale. Complessi perché c'è bisogno di un cervello di un certo tipo, di un comportamento complesso. Facciamo l'esempio molto semplice, quello degli uccelli. Gli uccelli hanno dei rituali d'amore, cosiddette danze d'accoppiamento, estremamente elaborate. E quello che funziona con una femmina, magari l'altra femmina non lo capisce neppure. Questi che abbiamo appena visto sono le barriere pre-zigotiche. Vediamo quelle post-zigotiche. Lo scopo di queste è, dopo che è avvenuto il fattaccio, quindi c'è stata la fecondazione, ok, come possiamo impedire che questo porti alla nascita di una creatura che in natura non ha molto senso, quindi che appartiene a due specie differenti. Il primo sistema, molto semplice ma molto efficace, semplicemente gli zigoti non riescono a moltiplicarsi. Lo zigote si moltiplica, ma magari perché i cromosomi sono troppo diversi, le proteine sono troppo diverse, non riescono a completare l'organismo. Un altro meccanismo è quello della riduzione della vitalità dell'adulto, cioè l'ibrido che viene fuori è incapace di prodursi perché è molto debole, magari che tende ad ammalarsi spesso e così via, di conseguenza non viene selezionato dagli altri membri come possibile partner. Un altro meccanismo molto diffuso è quello della sterilità degli ibridi, che notiamo per esempio nel caso dei cavalli e asini. Possono nascere muli e bardotti, ma sia muli che bardotti sono sterili. Normalmente sono più le barriere pre-zigotiche, come abbiamo visto, di quelle post-zigotiche, proprio perché in natura
sopprimere lo sviluppo dell'embrione dello zigote è più complesso che impedire proprio la formazione dello zigote dell'embrione. Si ostacola lo sviluppo degli ibridi proprio perché possono essere un pericolo per la stabilità della popolazione. Si parla addirittura di fenomeni di rinforzo quando le barriere prezigotiche aumentano all'aumentare del contatto fra due popolazioni. Cioè, due popolazioni potrebbero mescolarsi, ecco che si rinforzano in molti casi le barriere prezigotiche, proprio per impedire che ci sia un rimescolamento con ibridi non efficienti come invece i membri di una singola specie. Ovviamente qui stiamo parlando di specie naturali, non di specie selezionate dagli esseri umani, dove invece il fenomeno è opposto. I cani, un esempio, sono razze forzatissime, quindi accumuli di tare genetiche, e mescolare due razze di cani quasi sempre favorisce il vigore dell'ibrido, quindi l'ibrido nato è più forte dei due genitori. Ma quello perché non è una specie vera e propria, ma è una forzatura umana.